Wanted della Poti Picture tra i 53 titoli nella preselezione di cortometraggi 2020 ai Nastri d'Argento. Un altro grande successo dunque per la Poti Picture e per la cooperativa sociale Il Cenacolo, che hanno prodotto il cortometraggio che vede protagonisti Tiziano Barbini e Paolo Cristini. È un traguardo importantissimo perché appunto uno dei giornalisti dei Nastri d'Argento, Maurizio Di Renzo, appunto ha chiesto Wanted alla premiere perché l'aveva visto in questi festival, per iscriverlo appunto a Nastri d'Argento, e per noi è una soddisfazione incredibile, anche se ovviamente non siamo arrivati poi nella cinquina finalista, ma è un traguardo enorme concorrere con l'eccellenza italiana. Prosegue così l'estate ricca di soddisfazioni per la casa cinematografica aretina, la prima per attori con disabilità, che sempre più si sta facendo conoscere ed apprezzare non solo in Italia ma anche all'estero. Come abbiamo sempre sostenuto, l'obiettivo è quello di creare prodotti cinematografici di qualità che concorrano in festival cinematografici senza l'etichetta del sociale e della disabilità soprattutto, e quindi ecco, fare veramente, avere occasioni per far fare inclusione ai nostri ragazzi, a fare inclusione con il mondo del cinema. Anche perché parliamo di attori, è un lavoro per loro. È un lavoro, Paolo e Tiziano appunto hanno un contratto da attori, sono assunti ormai da un paio di anni e in preparazione anche del prossimo film, e quindi sì, è un grande riconoscimento per una persona con disabilità anche soltanto avere nella carta d'identità, invece di pensionato come hanno solitamente i disabili, la qualifica di attore è sicuramente qualcosa che ti reintegra e rivaluta nella società. Il prossimo obiettivo, come ha detto, è un film. Sì, attraverso il film abbiamo in programma un nuovo cortometraggio che probabilmente si spera di poterlo girare in questo autunno con i ragazzi della prima classe uscente, insomma, della Poti Pictures Academy, che verrà girato interamente ad Arezzo con professionisti sempre del cinema, una troupe romana ormai consolidata, e poi si spera questo film, che ormai è un po' di anni che stiamo preparando, ma il cinema, si sa, costa fatica.